Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al chiostro letterario di San Domenico in compagnia di Francesco Bevilacqua, scrittore e persona che modererà in questo proprio giorno la presentazione del libro del professor Vincenzo Villella, Genti e Paesi del comprensorio lametino. Il libro di Vincenzo Villella è un omaggio innanzitutto a una figura storica che è il dottor Berti, un forestale che negli anni 50 fu mandato in Calabria in particolare qui a Nicastro per ripopolare, è un lapsus, in realtà ha a che fare col ripopolamento, ma per rimboschire le groppe montuose tra il Reventino e il Mancuso che nei secoli erano state completamente disboscate e private del manto forestale, con gravissime conseguenze anche in termini di alluvioni, di frane, di smottamenti. Lamezia, Nicastro, pagò un durissimo prezzo anche in vite umane alla fine dell'Ottocento proprio per le piene del torrente Piazza, che nasce appunto sotto il Reventino. Quindi innanzitutto il libro di Villella è un omaggio a Berti, che ha lasciato a Villella, ha regalato a Villella prima di morire tutto il corredo fotografico di quegli anni, di quell'epopea straordinaria. E quindi ci sono non soltanto foto di paesaggio, ma anche foto di lavorazioni, di genti, foto antropologiche, in cui si vedono queste popolazioni del Reventino nell'immediato dopoguerra, che all'epoca erano tantissime, in frazioni che oggi di Platania, di Decollatura, dove oggi non vive quasi nessuno, invece si vede bene nelle foto di Berti, vivevano tantissime persone, c'erano scuole rurali, c'erano attività economiche fiorenti. Ecco, quella è l'epopea, ma il libro di Villella non è solo questo, è anche il racconto di tutti questi paesi dell'interno che gravitano attorno al Reventino e nell'ambito di quella che oggi è Lamezia Terme, nell'ambito comprensoriale, con una loro grandiosa dignità. Tutti questi paesi sono stati luoghi dove si sono svolti fatti storici, dove hanno vissuto famiglie importanti, dove intere popolazioni hanno avuto la loro vita. Ecco, il libro è anche questo, è anche un racconto di un'epopea che deve servirci da monito per riscoprire questi luoghi, per valorizzarli e per capire che noi di questi luoghi e della bellezza di questi luoghi abbiamo bisogno per rigenerare un tessuto sociale, culturale, economico che ovviamente è sfilacciato come quello delle nostre aree interne.